Ribadisce di aver esaminato, di aver guardato con attenzione all'autonomia perché potrebbe, dice, e monitorerà in proposito dopo l'approvazione, potrebbe determinare ulteriori miglioramenti sia qualitativi nell'erogazione dei servizi che come risparmi delle risorse da investire. Senti, ma a proposito di autonomia, dall'altro ieri in teoria è entrata in vigore proprio la legge, no? Quali sono adesso i passaggi? Ci vuoi? Gliel'abbiamo già chiesto, però vorremmo capire, qualche governatore ha già fatto magari un passo in avanti? Cioè... Ma guardi, i governatori che hanno fatto passi in avanti sono quelli che non hanno ancora iniziato la trattativa. Noi la trattativa la iniziò il presidente, defunto, compianto presidente Maroni, mandando una lettera in cui chiedeva tutte 23 le materie. Dopodiché io ho continuato, ho incontrato ripetutamente la ministra Stefani, il ministro Boccia e quindi la trattativa è proseguita. Adesso non bisogna fare nessun atto formale, quindi è il Piemonte che deve mandare la lettera perché non aveva mai iniziato una trattativa. Noi la trattativa l'abbiamo già in corso, per cui stiamo approfondendo anche con rappresentanze del Ministero per cercare di individuare con precisione le materie. Noi abbiamo già individuato le funzioni, abbiamo già predisposto la relazione relativamente alle funzioni delle singole materie e quindi è un discorso di carattere discorsivo, nel senso che dobbiamo confrontarci, dobbiamo esaminare, dobbiamo vedere se alcune funzioni vanno riviste, rettificate o qualcosa di questo genere, ma è un lavoro che stiamo già iniziando a portare avanti.